Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video svuota la spesa. Sono andata da Lidl e ho fatto una mega spesa, però il bello è che quando io sono uscita di casa ho pensato devo comprare solo un paio di cose, quindi sarà una spesa mini. Invece, morale della favola, sono uscita da lì con tre sacchetti pieni di roba. Io non so come faccio, ma tutte le volte che entro da Lidl compro un sacco di cose. Quindi ci sta anche un svuota la spesa, perché ho preso talmente tanta roba che ci sta benissimo un video svuota la spesa. Quindi cominciamo subito, inizio dalle cose come al solito che devo andare a mettere in frigo così poi le ripongo. Partiamo dai surgelati, ho preso una confezione piccola di cipolle, quelle già tagliate a dadini, queste qua. Mi trovo molto bene per i soffritti, per dare un pochino di sapore alle cose. E poi una confezione di piselli, però di questi qua molto fini, quelli un pochino più piccoli. Poi una confezione da 6 di budini di crème caramel, in realtà di questi della Milbona, e la trovo comunque una marca ottima. Poi, se mi conoscete e seguite un po' il mio canale, sapete che una cosa che compro sempre ogni volta che vado da Lidl è il salmone. Ho preso anche questa volta il salmone, ne ho prese in realtà due confezioni. Questa è una trota, perché ho preso anche la trota. E qui ecco la seconda confezione, quindi ho preso del pesce, salmone e trota, questi qua nella vaschetta, fatti così, perché li trovo comunque molto molto gustosi. Poi sempre nel reparto frigo ho preso una confezione di bracciole di maiale e anche questa volta ho voluto provare il coniglio, ovviamente da cuocere, quindi una confezione di questo coniglio già tagliato, già pulito, già a posto, insomma. Poi una confezione da 3 di mozzarelle. Queste io non le ho mai provate, ma spero comunque che mi piacciono e che siano sufficientemente gustose, anche se in realtà poi le uso soltanto per fare la pizza, però insomma spero che siano buone. Poi una classica confezione di parmigiano grattugiato, eccolo qua. Questo io lo uso quando faccio magari la pasta al forno, le lasagne al forno oppure delle torte salate. E poi ho voluto provare una confezione di zuppa bio toscana, eccola qua. Zuppa toscana bio. Io i prodotti bio della Lidl di solito non li compro, nel senso che non mi è mai comunque venuto in mente di provarli. Però questa zuppa toscana mi sembrava invitante. Poi sono andata nella zona frutta e verdura e ho preso due porri, questi qua così, adesso sono così nel sacchetto, comunque ho intenzione di fare una torta salata. Tra l'altro, se non ricordo male, avevo anche lasciato una ricetta sul mio canale da qualche parte, quindi se recupero di nuovo il video ve lo lascio nelle schede. Poi ovviamente ho preso la pasta brisée perché ci vuole, non ce l'avevo, anche se potevo farla io, ma ho deciso di comprarla. Poi sempre dal reparto verdura ho preso una confezione di taccole, queste qua. Poi due confezioni di mele, queste qui nel sacchetto, perché noi abbiamo un consumo spropositato di mele, mangiamo tantissime mele e ho preso anche le pere, tanto per cambiare un po'. Poi mi è caduto l'occhio così passando tra gli scaffali su questa confezione di passato di verdure, minestrone, questo qui. Io questo lo uso soprattutto per quelle cose da fare proprio veloce, senza perdere troppo tempo, è comunque comodo averlo in casa, secondo me. Poi ho preso due confezioni di filetti di aringhe al pomodoro. Questi io non so se li avete mai provati, ma nel caso provateli perché sono veramente buonissime. Non ho mai provato l'altra versione, quella con la salsa di uova e formaggio, perché comunque non è che mi attiri tanto, però queste qui al pomodoro sono ottime. Poi ho preso due confezioni di mandorle, perché queste in casa mia non devono assolutamente mai mancare. Poi una confezione di cotton fioc, molto semplice. Una confezione di sacchetti, quelli per la spazzatura, molto classici. E poi un pacchetto di questi di panini al latte dolci. Questi li mangiamo a colazione con la marmellata. Poi mi sono di nuovo lasciata tentare dal packaging di queste brioche, queste qui, teneri amici ad animaletto, che sono piccoline, quindi vanno bene come snack, hanno la marmellata dentro come ripieno e secondo me sono ottime. Poi, considerando l'inverno e il freddo di questi giorni, ho deciso di prendere la polenta perché mi è venuta la voglia di mangiare la polenta, quindi me la sono comprata.
E poi ho preso 2 litri di latte, ve ne faccio vedere uno solo, tanto è sempre questo, latte scremato Milbona, eccolo qua. Poi un pacco di biscotti frollini, questi con la granella di zucchero sopra, questi secondo me sono buonissimi, sia con il cappuccino, sia con il latte, sia con il tè, sono veramente ottimi. E poi ho preso un pacco di cracker Doriano di questi. Come ultimo prodotto ho voluto provare la cipria di Sien, questa qua. Io ho preso questa tonalità sperando che vada bene per la mia pelle. Ora così forse vi sembra troppo rosata o troppo chiara, non so come vi risulta con questa luce, però comunque mi sembrava che potesse andare bene sulla mia pelle. Io non avevo mai provato la cipria di Sien, ho provato il fondotinta, ho provato i rossetti, ho provato una serie di cose, ma la cipria mai, quindi vediamo come mi troverò. Comunque costava veramente pochissimo, io la stavo finendo la mia, quindi ho pensato di provare, vediamo come andrà. Bene ragazzi, questa era tutta la mia mega spesa, meno male che non dovevo prendere niente come al solito, però insomma ragazzi da Lidl mi succede così, ha proprio questo effetto su di me. Fatemi sapere nei commenti se capita anche a voi, vi prego ditemi di sì. Io vi invito ad iscrivervi al canale, come sempre se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.